benvenuti a questa serata che abbiamo organizzato con i Giovani Democratici per la presentazione di un bando regionale che tra breve Giuseppe Fontana illustrerà più nel dettaglio. Abbiamo deciso di fare questa iniziativa per due motivi principali. Il primo perché è una grossa opportunità, è un bando che anche a livello nazionale è tra i pochi, diciamo, che dà così rilievo e così tanto aiuto a chi vuole aprirsi una nuova impresa, perché soprattutto nella nostra situazione territoriale, ma in generale in Italia vediamo situazioni in cui i giovani sono senza lavoro, in cui ci sono tante donne che sono inoccupate, ci sono tanti ragazzi che hanno contratti a tempo e che sono sempre a breve scadenza, e questo bando gli aiuta e aiuta tutti coloro che hanno un'idea e che vogliono rischiare in un certo senso, anche di mettersi in proprio e aprire una propria attività. E quindi come Giovani Democratici abbiamo ritenuto opportuno appunto dover dare uno spazio e anche un contatto tra i giovani, coloro che sono interessati, le imprese e le istituzioni, in modo da cercare di creare una rete che possa stimolare ad aprire sempre più nuove imprese. Seconda motivazione è legata al fatto che vogliamo sottolineare l'importanza che hanno le piccole e medie imprese in Italia e che sono praticamente alla base della nostra economia. E vogliamo sottolineare appunto l'incontro con le istituzioni che servono sempre maggiori aiuti per le piccole e medie imprese, perché sono molto spesso in difficoltà in questo periodo. Ci sono molte imprese che vanno a chiudere perché non ci sono abbastanza incentivi, e questi incentivi vanno da quelli prettamente economici anche a quelli che possono essere legati alla formazione del personale, che diventa importante affinché ci sia sempre un maggior rinnovamento dell'impresa stessa, una professionalità maggiore e la possibilità di aprirsi anche a un mercato internazionale che sta in continuo mutamento. Per questo abbiamo cercato con questa iniziativa di voler in un certo senso fornire anche un servizio, perché questo bando almeno per ora non sarà presentato da nessun'altra parte, quindi noi abbiamo voluto dare questa opportunità di far conoscere a tutti che c'è una possibilità anche di svolta nella propria vita. E appunto l'introduzione che farà Giuseppe servirà a specificare meglio quali sono i punti essenziali di questo bando, e la sua competenza poi tecnica magari potrà essere d'aiuto anche dopo per chi deciderà di affrontare e di mettere a frutto le proprie idee. Per cui passo la parola a Giuseppe, così vi illustra un po' quello di cui parlerà. Cioè, noi come Partito Democratico e come Giovane Partito Democratico stiamo mettendo su tutta una serie di iniziative per entrare in contatto direttamente con la collettività, con la gente, perché molte volte ci sono tantissime occasioni che non si conoscono, tante opportunità che non si conoscono. Quindi vogliamo offrire un servizio vero e proprio come Partito Democratico e soprattutto come giovani, aprire uno sportello a disposizione della collettività, dove troverete dei consulenti che possono assistere in questo percorso per accedere a questi finanziamenti. Abbiamo chiesto la collaborazione di Giuseppe Fontana, ecco perché è qui con noi Giuseppe Fontana. Chi è Giuseppe Fontana? Il segretario giovanile, il segretario provinciale dei Giovani Democratici. Diciamo un'esperienza del settore. Quindi noi vogliamo mettere a disposizione la sua professionalità con la collaborazione di tutti i giovani del Partito Democratico e del Partito Democratico, presenti nelle varie istituzioni, per dare un servizio e soprattutto ai giovani, una grande opportunità per i giovani. Perché molte volte conoscendo le opportunità si possono ottenere grossi risultati. Ci sono diverse iniziative in campo, che dopo quando farò un intervento io vi illustro brevemente. E anche qui a Massafra, quando presentiamo queste iniziative, ci sono moltissimi imprenditori, moltissimi giovani che mi accendono queste iniziative. E può essere anche la svolta del futuro della nostra città. Più
più possibilità abbiamo di intervenire nel mondo sociale, nel mondo economico, più miglioriamo la qualità della nostra vita all'interno della città. E noi offriamo questo servizio a voi. Giuseppe Fontana è una persona esperta. Utilizziamo e sfruttiamo, come stiamo facendo noi, i giovani come Pranici e noi Partito Democratico. Giuseppe. Grazie a Vito, grazie ai giovani democratici di Massafra per aver promosso questo importante incontro. Una piccola premessa prima di entrare direttamente nel merito dell'illustrazione dei termini del bando. Questa è una delle varie misure anticicliche che la Regione Puglia ha inteso mettere in campo quando gli effetti devastanti della crisi economica si sono riverberati anche sul nostro territorio. Attualmente il bando startup rappresenta il più potente metodo di incentivazione all'imprenditorialità giovanile presente oggi in Italia. Questo sia da un punto di vista della qualità dei settori ammissibili, perché a differenza degli altri strumenti presenti oggi in Italia è prevista anche se con limitate eccezioni, la possibilità di finanziare anche attività commerciali, ma anche e soprattutto per l'ammontare di risorse che vengono destinate. Rispetto alla previsione iniziale, la Regione Puglia ha stanziato per questo bando 27 milioni di euro, una cifra consistente, che possono fungere da moltiplicatore rispetto alla volontà che i giovani pugliesi sapranno mettere in campo per avviare nuove attività economiche. Noi sappiamo che in Italia la microimpresa è la modalità di attività economica prevalente. Il 90% delle imprese italiane hanno meno di 5 dipendenti, hanno un fatturato inferiore ai 5 milioni di euro, sono il vero motore dell'economia nazionale. Questo ha dei punti di forza ma anche dei punti di debolezza. Punti di forza perché le piccole imprese sono quelle che maggiormente riescono ad essere flessibili rispetto alle mutazioni degli scenari economici, ma poi la debolezza data dalle scarse, dalle piccole dimensioni di queste imprese rendono sempre necessario e opportuno un coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo economico, rendono necessario degli interventi per facilitare l'accesso al credito, e questo è uno degli aspetti fondamentali che toccheremo anche stasera. E poi c'è tutta quella vicenda relativa alla capacità delle imprese di essere innovative, di sapersi adattare anche con investimenti importanti nel campo della ricerca, dell'innovazione e della possibilità di mettere in campo anche quelli che sono i prodotti della ricerca applicata dal mondo universitario. Anche su questo la Regione negli ultimi tempi ha fatto degli sforzi non indifferenti. Prima, piccola premessa tecnica rispetto a come ci si approccia a questo genere di strumenti, perché poi anche dall'esperienza maturata in questi mesi di lavoro, in queste misure, sia anche un po' rispetto anche alla pubblicità che solitamente si fa rispetto a questi strumenti, è importante chiarire alcuni aspetti. Perché molto spesso uno sente fondo perduto, sono i soldi, andiamo, prendiamo, non è che la Regione sta là con la valigia aperta, uno va, prende i soldi e se ne scappa. Fare impresa è una cosa seria. Fare impresa vuol dire avere idee chiare, vuol dire sapere cosa si vuol fare in maniera precisa, significa avere coraggio, e come tutte le attività di rischio che si possono fare nella propria vita, ci vuole anche la capacità di saper mettere in conto che l'idea che si mette in campo può essere un'idea vincente come può non essere. Quindi questo è opportuno puntualizzarlo, perché al di là della capacità, della possibilità di farsi attrarre da determinate opportunità, è però ben importante sapere che fare impresa è l'inizio di un percorso di vita che necessita una forte dose di coraggio da parte da chi lo mette in campo.